già li avete, anche perché dovremmo darne altro. Anche quest'anno il Leonardo Sciascia ospita come appuntamento fisso il laboratorio Cittadinanza e Costituzione. Cittadinanza e Costituzione mi viene inserito sin da quest'anno a pieno titolo, sin dalle prime classi, in particolare per quanto riguarda la disciplina della storia e del diritto e dell'economia. La tematica svolta quest'anno è l'impresa e i suoi aspetti giuridici, economici e sociali in un contesto territoriale, nazionale e comunitario. Naturalmente stiamo dando attuazione al progetto per il terzo anno, è un progetto abbastanza impegnativo ed entusiasmante, coinvolge classi parallele, è un progetto interdisciplinare, quindi coinvolge più materie, diritto ed economia, storia e italiano. E in particolare quest'anno abbiamo introdotto una novità, trattandosi di classi quarte, sono circa 70 ragazzi, quindi più maturi, abbiamo la collaborazione e la partecipazione di esponenti delle istituzioni rilevanti del nostro territorio. Un magistrato come esperto esterno per supportare il laboratorio Cittadinanza e Costituzione. Sì, questo incontro si è inserito nell'ambito di un progetto più ampio coltivato dai professori sull'impresa e quindi la tematica che abbiamo affrontato è relativa ai rapporti ai difficili rapporti tra impresa e lavoratore. A partire la legislazione degli anni 60 è stata, a partire dagli anni 60 e fino ai primi anni del 2000, è stata caratterizzata da un cammino progressivo di crescita delle prerogative, delle aspettative del lavoratore, che sono state riconosciute come diritti assoluti, come diritti intangibili e indisponibili da parte del lavoratore. Quindi oggi il lavoratore non è più soltanto considerato alla stregua di uno dei tanti fattori produttivi, ma essenzialmente viene in considerazione e prevalentemente come persona.